metta l'acqua in mano ai privati. Quando c'è un referendum in Italia che ha stabilito che l'acqua deve essere pubblica, anche la prima legge che faremo sarà quella di applicare la norma dell'ONU che prevede l'acqua diritto fondamentale dell'umanità e applicare quel referendum che è stato evaso da questo governo. Perché i cittadini devono sapere come se la devono prendere quando le cose vanno male. Non è solo il fallimento economico della regione, è il fallimento di una classe dirigente, è il fallimento di una politica che, dobbiamo dirlo con chiarezza, è stata protesa solo agli affari in un gioco criminale che l'ha vista legata all'economia deviata, alle lobby di potere della Sicilia e ai gruppi mafiosi che noi vogliamo cacciare dalla regione. Con Crocetta si viene con lealtà e si viene per sostenere gli interessi dei cittadini e solo dei cittadini. Nella regione che negli ultimi 10 anni è stata 2 volte sciolta, non li voglio i voti dei mafiosi, non li voglio. Perché loro che cominciano a dire basta questi precari che lavorano, guadagnano 600 euro al mese, ma è gente che lavora da 15 anni, da 20 anni, che non si è potuto accendere un mutuo e che non può vivere con dignità, non può vivere con dignità. Questi sono i soldi che vogliono tagliare, dei poveri, dei deboli. Nessuno dice, per esempio, che aboliremo gli stipendi dei direttori generali che guadagnano 300, 400, 200 mila euro l'anno. Lì andremo con la scure, perché noi vogliamo il rigore, ma senza macelleria sociale, abolendo i privilegi delle cricche, delle cricche che governano la Sicilia. Io faccio da Bruxelles a Parigi in 1 ora e 20 minuti, invece se partite da Siracusa per andare a Palermo è meglio che, voglio dire, vi portate il sacco a pelo. E questo è il mio programma, Presidente, eliminare la corruzione, cacciare via la mafia e creare lavoro e sviluppo, eliminare la mangiunchia. E questo è l'obiettivo che noi ci diamo. Per votare Rosario Crocetta basta barrare il cognome già scritto nella scheda elettorale.